Salve, buongiorno a tutti. Io sono Angelo Silano, un agronomo e tecnologo alimentare della provincia di Avellino. Sarò con voi oggi e domani per parlarvi di tematiche in materia di legislazione alimentare, tracciabilità e tracciabilità, e di più affronteremo argomenti dell'industria conserviera e dell'industria enologica. Ho deciso di cominciare oggi con questi argomenti legati alla sicurezza alimentare e all'amministrazione, visto che ieri mi hanno detto che avete trattato i temi dell'HACCP, per cui ci colleghiamo anche col quadro normativo a queste argomentazioni. Innanzitutto vorrei fare un'introduzione su come è evoluta la legislazione in campo alimentare in Italia. L'evoluzione in realtà è stata abbastanza forte, partire dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi devo considerare che negli anni 60 c'era un approccio molto repressivo, si parlava addirittura di delitti e molte norme non erano ben codificate, ma erano integrate nel codice penale o nel codice civile. E comunque c'era questo approccio molto repressivo, quindi chi sbagliava doveva pagare con sanzioni molto severe, molto drastiche, addirittura si applicavano delle sanzioni accessorie che praticamente prevedevano la pubblicazione della sentenza sui giornali, per cui l'azienda aveva anche un forte danno di immagine. Tutto ciò però, se ci pensate un po', colpisce il responsabile del settore alimentare soltanto dopo che è avvenuto il danno, quindi l'imbroglio o qualsiasi altra problematica, ma non tutela invece il consumatore. Infatti negli anni poi ci si è resi conto che bisognava approcciare in modo diverso la legislazione alimentare fino ad arrivare ai giorni nostri, dove appunto, siccome avete discusso già ieri, c'è il tema dell'autocontrollo, quindi il tema principale dell'oggetto del legislatore non è più la repressione, ma la prevenzione. Quindi bisogna fare in modo che di evitare che si vengano messi in commercio prodotti sofisticati, dannosi o pericolosi. La prima legge quadro sulla legislazione alimentare, che comincia a parlare per la prima volta di autorizzazioni sanitarie e controlli, fu la legge 283 del 1962, che era una legge abbastanza ampia, abbastanza generale, che trattava i temi di sicurezza alimentare. Un'altra tappa importante, ma era comunque ancora un approccio repressivo delle problematiche varie. Fino ad arrivare invece con la legge 155 del 97, dove per la prima volta si parla di autocontrollo, di HACCP a livello nazionale, per cui si instaura il vero e proprio sistema di preventivo e quindi evitare che sorgano problemi nelle industrie alimentari. Però c'erano ancora dei problemi, ovvero che ormai siamo nella Comunità Europea e c'erano problemi di attuazione delle varie leggi in Italia e nel resto dell'Europa. Questo perché la Comunità Europea inizialmente metteva delle direttive, ci sono delle differenze tra direttive comunitarie e regolamenti comunitari. La direttiva comunitaria praticamente dà delle indicazioni allo Stato membro di come vanno applicate determinate questioni. E per cui ogni Stato membro è libero di applicarle come meglio crede, rispettando appunto quelle direttive. E quindi c'erano comunque delle problematiche tra i vari paesi, fin quando appunto la Comunità Europea si rende conto che deve mettere in piedi un sistema comune di normative e comincia quindi a emanare dei regolamenti, perché il regolamento comunitario, a differenza della direttiva, è esecutivo, per cui lo Stato lo deve applicare parola per parola, punto per punto, non può fare nessuna integrazione, salvo cosa non è previsto il regolamento stesso. Per cui si comincia a riformare la legislazione a livello europeo e vengono emanati diversi regolamenti estremamente importanti, che sono appunto il 178 del 2002, e quindi vengono proprio quindi emanate queste linee guida nazionali sulla rintracciabilità e sul sistema di allerta. E quindi questo regolamento è estremamente importante perché appunto fronte delle basi della sicurezza, della rintracciabilità e questa considerata la legge quadro europea sulla sicurezza alimentare. E poi vengono emanate altre norme, anch'esse estremamente importanti, che vengono dette pacchetto igiene, perché appunto tutte e quattro
stabiliscono le varie procedure da attuare in campo della sicurezza alimentare, dell'utilizzo del, diciamo, sui cani HACCP e così via. Questi regolamenti sono l'852, 853 e 884 del 2004 e poi c'è il regolamento 882 che invece del 7 2004 invece ha riassemblato e ricoordinato il sistema dei controlli in campo alimentare. L'intestazione del regolamento 178 è il seguente, ovvero il regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Quindi già nel titolo stesso della legge e del regolamento si capisce appunto quanto sia importante. Come vedete è molto importante il fatto che questo regolamento per la prima volta istituisce un'autorità europea per la sicurezza alimentare, ovvero un organo di controllo scientifico e tecnico che appunto deve valutare i vari pericoli che ci sono nel settore alimentare e mettere in atto delle procedure per evitare che questi pericoli si manifestino ed anche tutte le azioni da mettere in piedi per eliminare questi pericoli una volta che si sono verificate. Appunto, come dicevo, è anche importante perché siamo un organo scientifico, tecnico e anche legislativo, ovvero, o meglio, non legislativo, ma fa da consulente agli organi legislativi europei, quindi un centro quindi anche di ricerca che serve appunto come per gli scopi che abbiamo appena valutato. Ed in particolare è molto importante per la valutazione del rischio. Perché, come abbiamo detto, lavorando in questo senso in modo preventivo, cioè bisogna prevedere il rischio, il pericolo che può nascere, questo organo, questa autorità europea ha anche questo ruolo. Quindi, come abbiamo detto, appunto, il regolamento stabilisce che l'analisi del rischio ormai è diventata la base della legislazione alimentare, per cui bisogna sempre fare degli interventi per evitare che sorgano questi pericoli. Appunto, questo rischio si basa su elementi scientifici a disposizione dei vari stati membri, degli enti di ricerca, quindi non è una valutazione fatta, diciamo, probabilistica o, diciamo, in modo empirico. E quindi appunto la gestione del rischio tiene conto dei risultati di queste valutazioni. Infatti un principio estremamente importante che mette in risalto il regolamento 178 è questo principio di precauzione, ovvero questo principio cita così: qualora a seguito della valutazione del rischio venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio, ovvero per esempio la restrizione al commercio e così via, necessarie per garantire il livello di tutela elevato della salute pubblica perseguito dalla comunità. Cosa vuol dire quindi? Che se l'autorità europea vede che c'è un possibile pericolo, anche se non ancora accertato, ma che non si può accertare nemmeno scientificamente che il pericolo non esiste, si può decidere di agire secondo il principio di precauzione e quindi magari evitare la commercializzazione di un prodotto. Vi faccio un caso pratico. Alcuni anni fa veniva importato dal Sudafrica, dal Sud America, del peperoncino in polvere, dove veniva utilizzato come un colorante che si chiama Sudamino. L'Organismo Mondiale della Sanità e gli enti di ricerca sul cancro avevano classificato questa molecola, questo colorante Sudamino, tra le molecole che non sono cancerogene per i topi, però non è dimostrato ancora la cancerogenità per l'uomo. Per cui, diciamo, scientificamente non era dimostrato che fosse cancerogene, ma nemmeno il contrario. Per cui la comunità europea decise di bloccare il commercio di questo peperoncino addizionato di questo colorante in tutta Europa. Quindi questo fu un vero e proprio caso di applicazione del principio di precauzione. Per cui ancora una volta viene dimostrato come a questo punto la cosa importante per la comunità europea è il cuore, diciamo, della legislazione alimentare e la salute del consumatore. E quindi, a parte, diciamo, queste
questi vari punti chiave, poi il regolamento entra nei dettagli e mette, diciamo, i puntini sulle i, e quindi in particolare sulla responsabilità degli operatori del settore alimentare, cosa sta per operare nel settore alimentare. E quindi, ancora una volta, dovendo lavorare secondo questo regolamento in modo preventivo, dà la responsabilità, diciamo, nell'individuazione dei possibili rischi anche al singolo operatore del settore alimentare, e che lo definisce come la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Quindi ogni titolare di un'azienda, ogni comunque, diciamo, chi fa le pesi, è responsabile della sicurezza del prodotto, per cui risponde di prima persona. E quindi recita poi l'articolo 17 che spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione. Per cui qua notiamo anche un'altra cosa, che comincia finalmente il legislatore a paragonare gli alimenti, diciamo, ai mangimi. I mangimi, perché giustamente sono destinati all'alimentazione di bestiame che poi diventeranno cibo per gli esseri umani, per cui vengono paragonati, anche se poi nel pacchettino vedremo che c'è un regolamento specifico proprio per i mangimi. Quindi sancisce inoltre anche un altro obbligo, il regolamento, diciamo, sottoposto al 2002, è quello della rintracciabilità. In pratica, cosa deve fare l'operatore del settore alimentare? Deve essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento o una qualsiasi sostanza che entra a far parte di un alimento, e a chi viene ceduto poi dal prodotto trasformato, o comunque a chi viene ceduto queste varie sostanze al consumatore finale o intermediario. In modo che se, perché questa cosa? Perché appunto se ne sorgono dei problemi, bisogna riuscire a capire qual è stata, diciamo, la causa di questo problema. Per cui queste procedure di tracciabilità e tracciabilità sono estremamente importanti per l'applicazione sempre di tutti questi principi che stiamo dicendo dell'autocontrollo e della sicurezza e della salute del consumatore. Quindi l'articolo 18 definisce la tracciabilità, appunto, il regolamento come la possibilità di costruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime o di un animale destinato alla produzione di alimenti o di una sostanza atta ad entrare in un alimento durante tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Quindi veramente, diciamo, parlando di un prodotto, per esempio, della produzione primaria, dall'orto alla tavola del consumatore. Bisogna sapere tutto di questo, la strada seguita da questo prodotto. No, ogni operatore è responsabile del proprio passaggio. Quindi il produttore primario è responsabile. No. È ognuno, diciamo, ogni attore della filiera. Quindi se sono un contadino sono responsabile di sapere, diciamo, come ho prodotto quell'alimento e io ho venduto il mio ortaggio. Poi il fruttivendolo, per esempio, lo vendo un fruttivendolo. Il fruttivendolo deve sapere quale contadino gli ha fornito quell'ortaggio e a quale cliente diciamo, l'ha fornito, perché magari fornisce questo fruttivendolo o fornisce un ristorante. Il ristorante è la stessa cosa, deve sapere da dove è prelevato quell'ortaggio, da quale è il fruttivendolo e in quale pietanza l'ha utilizzato e chi ha somministrato il prodotto. In modo che si può, in caso di problemi si può risalire, grazie a questa catena, diciamo, a dove è nato il problema. Perché il problema può nascere dal contadino che ha fatto dei trattamenti, per esempio, che non erano consentiti, ma può nascere anche nella cattiva conservazione del fruttivendolo, diciamo, nelle celle, quella che non funziona, per cui bisogna risalire alla problematica. Appunto, come dicevo, si richiede che tutti gli operatori siano in grado di risalire all'anello precedente e a quello successivo della filiera alimentare, diciamo, che gli compete. E quindi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro il prodotto ed anche di individuare le imprese alle quali essi l'hanno fornito. Il regolamento, appunto, come dicevo, prevede anche una serie di interventi che bisogna fare in caso nascano dei problemi, per cui dà anche delle definizioni. L'importante di questo regolamento è che appunto dà una serie di definizioni che anche queste prima delle decisioni di questo regolamento erano molto vaghe, per cui lo stesso termine significava cose diverse per regolamento o per leggi diverse. Invece questo regolamento è molto preciso perché dà anche le definizioni, cioè queste sono le definizioni che valgono per questa legge e per quelle successive. E per esempio parla di ritiro,
quindi definendola come qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione o l'offerta al consumo di un prodotto, di un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza. Quindi, qualora nasca un problema, l'autorità sanitaria competente può decidere di far ritirare all'impresa il prodotto dal commercio. Mentre c'è invece il richiamo, diciamo, si distingue per il fatto che in questo caso il prodotto può trovarsi anche direttamente dal consumatore finale. Quindi immaginiamo di aver comprato già un prodotto e ce l'abbiamo a casa, se verrà la sanitaria decide di far effettuare il richiamo, dovrà il responsabile della filiera deve mettere in moto diciamo, una serie di adempimenti, come può essere anche semplicemente la pubblicità per televisione, sul giornale, per fare in modo che il prodotto dal consumatore finale venga restituito all'azienda produttrice. E quindi questa differenza tra ritiro e richiamo. Il ritiro non è ancora arrivato al consumatore finale, richiamo quando il prodotto è già nelle mani del consumatore finale. Quindi praticamente cosa deve fare un operatore del sistema del settore alimentare? Per la rintracciabilità. Per la rintracciabilità a monte, ovvero diciamo, deve avere proprio un elenco aggiornato di tutti i fornitori di tutte le materie prime. Quindi un semplice pezzo di carta dove deve riportare tutte queste informazioni. E deve registrare quindi tutte le merci ricevute con la data di ricezione, quindi elementi identificativi della merce, stanno ad indicare il numero di fattura, il numero di documenti di accompagnamento. Per le carni, per esempio, si può riportare anche il numero del bollino cerchio, quindi tutte queste serie di informazioni che servono a identificare quella partita di merce in modo ben definito. Mentre per appunto la rintracciabilità a valle deve appunto individuare tutti i clienti e se notate bene nell'identificazione dei clienti tra parentesi c'è scritto ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica. Perché è così dettagliata questa elenco? Perché appunto nel caso di pericolo dei problemi io devo ritirare, richiamare il prodotto dal mio fornitore, devo dimostrare diciamo, di avere in mano tutti gli strumenti necessari per poter effettuare questo ritiro e questo richiamo nel più breve tempo possibile. Per cui è importante che i miei clienti conoscano tutte queste informazioni, perché appunto se deve essere messo in piedi un'operazione del genere, deve avvenire nel più breve tempo possibile. E quindi è meglio identificare per ciascun cliente tutte le forniture e quindi le modalità e il mezzo in cui è stato distribuito questo prodotto. Ovviamente il mezzo e le modalità sono estremamente importanti per i prodotti che rientrano nella filiera diciamo del freddo, nella catena del freddo, perché è molto importante sono le temperature di trasporto di questi prodotti, che sono importanti appunto per la genuinità del prodotto stesso. Quindi operativamente cosa ci mette a disposizione il legislatore o l'impresa per poter fare la tracciabilità di tracciabilità? Estremamente importante il numero di lotto. Il numero di lotto è semplicemente un codice alfanumerico che ogni operatore del settore alimentare può assegnare a sua scelta, quindi non c'è una legge che ci dice come deve essere fatto costituito il numero di lotto, può essere costituito solo i numeri, sono le lettere, e che comunque va riportato in etichetta. E diciamo, la legge ci dice soltanto che deve essere, diciamo, il lotto deve essere identificato come con tutte le unità di prodotto ottenute nelle condizioni identiche. Facciamo un esempio, sono un produttore di vino, faccio un imbottigliamento di una certa quantità di vino e quindi posso assegnare a quel vino imbottigliato in quel giorno un numero di lotto. E, dallo stesso serbatoio imbottiglio un altro giorno devo assegnare per legge un altro numero di lotto, perché i due prodotti sono stati ottenuti in due condizioni diverse, perché uno è stato imbottigliato il giorno prima e un altro il giorno dopo. A parte diciamo, questa cosa che ci dà la legge, in realtà individuare minuziosamente il numero di lotto è molto importante per il produttore stesso, perché se dovesse insorgere una non conformità su un determinato numero di lotto e quindi viene attuata la misura del richiamo, del ritiro, della distribuzione al commercio, viene applicata soltanto su quel numero di lotto. Per cui se ho imbottigliato 1000 bottiglie il giorno prima, 1000 bottiglie il giorno dopo, quindi chiamiamo il lotto 1 e il lotto 2, diciamo, l'operatore sanitario mi blocca la commercializzazione del lotto 1, io sono il lotto 2 ancora sbloccato, quindi questo è proprio l'aspetto pratico, ma nel frattempo io posso mettere quindi
possono analizzare il problema, magari il problema del vertice, diciamo, della non conformità dell'ottobre è stata proprio l'operazione di imbottigliamento, per cui io riesco a salvare l'altra partita di prodotto. E anche, diciamo, il produttore primario, quindi colui che produce per esempio il ortaggio, cioè vediamo sempre, diciamo, la produzione primaria che è noi forse più vicina, dobbiamo appunto assegnare dei lotti, quindi magari se abbiamo due campi messi a dimora, quindi trapiantati in due giorni diversi, il mio consiglio è quindi assegnare questi due campi, due numeri di lotti diverso, anche in funzione, diciamo, magari dei trattamenti effettuati, quindi per poterli distinguere in caso di sorgano dei problemi. Quindi, come dicevo appunto, oltre ad essere un'incombenza che ci dà la legge, diciamo, in questo caso può essere anche utile, molto utile al produttore stesso, gestire bene i numeri di lotti per capire eventuali problematiche. Cosa fa poi il regolamento 178? Finalmente obbliga gli Stati membri ad organizzare un sistema ufficiale di controllo che abbraccia tutte le fasi della filiera alimentare, quindi dalla produzione primaria, al trasporto, all'immagazzinamento, alla trasformazione, alla commercializzazione. E demanda poi successivamente, due anni dopo, questo regolamento comunitario, l'882 del 2004, abbiamo detto fa parte del pacchetto igiene, che appunto ben definito le caratteristiche e le funzioni che deve possedere il sistema di controllo, quindi anche dividendo i vari compiti tra i vari, diciamo, controllori. Abbiamo detto prima, in realtà potremmo anche definirli, diciamo, volendo dei consulenti, perché appunto non devono fare, diciamo, una lotta repressiva, ma devono aiutare, in questo caso, l'operatore del settore alimentare, almeno questa è l'idea della comunità europea, purtroppo spesso non è così, ma devono aiutare proprio l'operatore del settore alimentare a mettere in piedi un sistema di autocontrollo, quindi un sistema di trasformazione, diciamo, che in caso di un'azienda di trasformazione, quando è più sicuro possibile per il consumatore finale. Infatti, spesso quando si inizia un'attività si fa la cosiddetta DIA, quindi dichiarazione di inizio attività, che si comunica all'ASL e solitamente appunto c'è un controllo da parte dell'ASL. Inizialmente con le prime leggi, come dicevo, degli anni 60, se c'era qualcosa di sbagliato c'erano multe a raffica, invece adesso ci sono per esempio le prescrizioni, per cui se il controllore si rende conto che c'è qualcosa di sbagliato assegna un termine di prescrizione solitamente 30 giorni, entro il quale l'operatore settore alimentare deve mettere, diciamo, a posto la cosa non andare. Ovviamente se poi non le rispetta partono le sanzioni. Quindi in realtà è un sistema di controllo, ma dovrebbe essere anche di consulenza. Analizziamo quindi il primo regolamento del pacchetto igiene, 852 del 2004, che appunto ha tre elementi distintivi rispetto alla legislazione precedente, ovvero l'introduzione della produzione primaria, nel senso che fino ad adesso nelle varie diciamo, legislazioni, leggi, non era stata considerata come un aspetto da tenere diciamo, così sotto controllo, ovvero quello della produzione appunto primaria fatta in campo agricolo, ma si dava più attenzione alle industrie di trasformazione, che sono sicuramente il luogo dove possono avvenire più sofisticazioni, più pericoli, però diciamo, in questo caso il regolamento introduce la produzione primaria come una delle tappe da tenere sotto controllo. Quindi dà delle definizioni ben precise dei requisiti di igiene minima, dei locali, delle attrezzature e così via, e quindi riprendendo diciamo, la legge 155 del 97, sancisce quindi le procedure e le modalità di applicazione del piano HACCP. Quindi analizziamo per esempio il caso della produzione primaria. E quindi quali sono gli obblighi e gli adempimenti che devono avere, diciamo, i vari operatori. Innanzitutto il regolamento dà la definizione di produzione primaria, la definisce appunto come tutte quelle fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica, precedente alla maturazione, compresa la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici. Praticamente, come avete detto, perché come avete visto, comprende anche la raccolta dei prodotti selvatici, la caccia e la pesca. Quindi qualsiasi cosa che diciamo, ci viene fuori dal terreno o dall'allevamento rientra nella definizione di produzione primaria. E quindi qua ripete appunto cosa si intende per prodotto primario, tutti quei prodotti della produzione
compresi i prodotti della terra, dell'allevamento della caccia e della pesca, e precisa la condizione che durante le attività di magazzinaggio, trasporto e manipolazione non subiscono alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Per cui è primario, appunto, il prodotto si definisce primario in quanto appunto non si innesca un qualsiasi tipo di trasformazione. E quindi, appunto, come dicevo, la cosa importante del regolamento 852 è che appunto promuove per la prima volta un approccio integrato, come dicevamo, dal campo fino ad arrivare alla tavola del consumatore, appunto per garantire la massima sicurezza degli alimenti durante tutta la catena. E quindi per la prima volta interessa oltre la trasformazione, la distribuzione e diciamo, la commercializzazione anche la produzione, diciamo, agricola, così definirla. E anche questa volta sancisce di nuovo che la responsabilità della sicurezza è in mano all'operatore del settore alimentare. Quindi nel caso di riproduzione in mare è in mano al contadino, se vogliamo chiamarlo così, in mano all'agricoltore. Come dicevamo appunto, riguarda anche il semplice trasporto del prodotto primario al mercato, a un distributore, a un magazzino. Quindi veramente tutte le cose. Diciamo, l'unico caso in cui non si applica il regolamento comunitario 852 del 2004 è la produzione primaria per uso domestico e privato, quindi il nostro orto non è soggetto all'applicazione del regolamento comunitario, alla preparazione, alla manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato, quindi se ci facciamo una malata a casa o diciamo in sottotitoli non siamo soggetti a tutte queste incombenze, oppure alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a taglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. Questa realtà ha creato un po' di confusione questa cosa, perché appunto se noi siamo un contadino e vendiamo il nostro prodotto, teoricamente diciamo, secondo questo regolamento siamo esonerati, se lo vendiamo al consumatore finale, cioè quello che poi va a casa, la cucina e lo mangia. Oppure c'è ancora quest'altra cosa che è ancora più problematica, che dice o al dettagliante locale che fornisce direttamente il consumatore finale, la legge dice anche in piccole quantità. Quindi teoricamente se noi contadini portiamo i nostri prodotti al piccolo fruttivendolo che sta in un paese, che lo vende direttamente al consumatore finale, quindi quando lo dà al ristorante, teoricamente siamo esonerati dall'applicazione. Però poi c'è un altro problema, che il fruttivendolo, per stare a posto diciamo, con i suoi documenti, ci chiederà il certificato di applicazione dell'HACCP e tutte le regolamenti, per cui anche in questo caso siamo obbligati, diciamo, anche in questo caso, a rispettare questo regolamento. Per cui diciamo, il vero motivo di esclusione del regolamento 852 del 2004 è soltanto per la produzione propria personale. Sì, diciamo al consumatore. Quindi, come dicevo, non esime poi ovviamente tutto ciò dall'applicazione delle buone pratiche agricole e delle regole base dell'igiene, diciamo che sono più diciamo, da applicare per semplice buonsenso oltre che per legge. Un altro aspetto invece estremamente importante per far sì che tutto questo sistema funzioni bene è l'introduzione diciamo, dell'obbligo della registrazione di tutti gli operatori del settore alimentare, compresi quelli della produzione primaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni azienda deve diciamo, essere censita e quindi deve essere ben sistematizzata, quindi soprattutto per poter mettere in piedi poi i sistemi di controllo. E quindi cosa si fa? Come si fa la registrazione? Solitamente si fa all'ASR, quindi al Dipartimento di Prevenzione, che quindi è stato assegnato diciamo, il ruolo di questa registrazione. E come dicevamo prima, viene mediante via, quindi la cosiddetta dichiarazione di inizio attività, che viene presentata all'ASR per tramite del comune. Quindi una sola pratica, in pratica, scusate se mi riparo, viene informato il comune dell'attività ed anche l'ASR. E poi invece la registrazione viene fatta direttamente dall'ASR nel caso di aziende che c'erano state registrate varie attività. Quindi nel
caso in questo caso, in caso ci riferiamo alle aziende che c'erano in essere quando è stato emanato il regolamento. Anche il regolamento nell'allegato 1 specifica di nuovo, vedete, lo ripeto diverse volte, che tutto ciò si applica a tutte le fasi, quindi dal trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione dei prodotti primari, appunto a condizione che in queste fasi non si alteri la loro natura, perché appunto ci riferiamo sempre alla produzione primaria, anche semplicemente al trasporto di animali primi, quindi il trasporto di animali di un animale vivo è comunque soggetto all'applicazione del regolamento 852, come dicevamo, anche in caso di prodotti di origine vegetale, della pesca, della caccia, e il loro trasporto, la consegna di questi prodotti, sempre appunto dal luogo di produzione a un qualsiasi stabilimento. Vuol dire che la legge ripete più volte le stesse cose per far entrare ben in testa, diciamo, sia all'operatore del settore alimentare sia allo Stato che deve recepire la direttiva. Quindi, come dicevamo, è poi l'operatore del settore alimentare responsabile diciamo della merce che acquisisce nel proprio stabilimento, per cui deve assicurare che i prodotti non siano contaminati e che deve proteggere, diciamo, anche da contaminazioni future. E quindi deve anche mettere in piedi tutta una serie di sistemi e di misure di controllo della contaminazione, quindi del suolo, dell'aria, dell'acqua, dei mangimi e dei fertilizzanti, e quindi mettere in piedi tutte quelle misure relative alla salute e al benessere degli animali. Quali sono proprio, anche in questo caso il regolamento dà proprio delle disposizioni ben precise. Quindi cosa devono fare gli operatori del settore alimentare che raccolgono e producono prodotti vegetali? Devono tenere puliti e disinfettare tutte le strutture, le attrezzature, i contenitori, le cassette per il trasporto, i veicoli e le imbarcazioni. Quindi il regolamento mette ben chiaro, cioè bisogna fare in modo che tutto ovviamente sia pulito, che non sia appunto contaminato da possibili batteri e cose varie. Assicurare appunto che tutta la produzione, il trasporto e il magazzinaggio venga in condizioni igieniche idonee, usare acqua potabile, acqua pulita, quindi in modo da evitare contaminazioni, e assicurarsi che il personale sia in buono stato di salute, che sia anche formato, quindi per le operazioni che deve andare ad effettuare, e sempre nel caso quindi della. Questi principi in realtà valgono non solo per la produzione primaria, ma anche per la trasformazione. E, diciamo, in questo caso, riferendosi alla produzione primaria, abbiamo aggiunto anche utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari, i biocidi, come previsto dalla normativa, e aggiungerei anche, diciamo, i vari antibiotici utilizzati negli allevamenti. In pratica, cosa fa un operatore del settore alimentare per dimostrare di aver messo in piedi queste procedure? Come ribadisce sempre anche il regolamento 178 del 2002, tutte queste procedure devono essere ben identificate e ben, diciamo, registrate, per cui queste registrazioni consistono semplicemente, diciamo, in un foglio di carta dove vengono riportate tutte queste annotazioni. E quindi in caso della produzione primaria bisogna riportare l'uso dei prodotti fitosanitari inclusivi, quindi identificando bene la cultura su quella quale è stata utilizzata, le dosi in cui sono state utilizzate, il periodo, anche il motivo dell'utilizzo, quindi deve mettere, quindi annotare l'insorgenza di malattia o infestazioni compromettenti la sicurezza dei prodotti, e deve effettuare delle analisi a campione sui prodotti che esso produce. Quindi per dimostrare ancora una volta che il prodotto è salubre. In realtà tutto ciò si traduce nel cosiddetto quaderno di campagna. Non so se qualcuno di voi, diciamo, ha un imprenditore agricolo, adesso magari guardiamo insieme qualche, diciamo, uno schema di quaderno di campagna, una cosa molto facile da realizzare. Quindi già sapete che è obbligatorio tenere questo, diciamo, quaderno, appunto, dove vengono annotate tutte le operazioni fatte sulle nostre produzioni. E quindi cosa deve avere l'operatore del settore alimentare che lavora nella produzione primaria? Deve avere innanzitutto l'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari, il cosiddetto patentino, che quindi deve essere innanzitutto in corso di validità, assolutamente maturato di 5 anni, e deve
essere, e ovviamente in questo caso gli utilizza prodotti classificati come tossici, molto tossici e nocivi. Deve avere un registro dei trattamenti, dove appunto vengono deve essere probabilmente presente in azienda e costantemente compilato ed aggiornato, che serve appunto a dimostrare che tutte le operazioni effettuate, ovviamente devono essere presenti le fatture di acquisto di vendita sia dei prodotti della produzione primaria, che abbiamo detto ha lo scopo della rintracciabilità, della tracciabilità, ma anche dei prodotti diciamo fitosanitari ottimizzati, e deve conservare e reggersi soprattutto le schede di sicurezza che in realtà il nostro rivenditore è obbligato a consegnarci quando diciamo, andiamo ad acquistare un prodotto fitosanitario, perché sulla scheda di sicurezza ci sono delle informazioni molto importanti, come per esempio il tempo di carenza, quindi il tempo in cui bisogna sospendere i trattamenti prima della raccolta, e il tempo di rientro in campo, quindi anche per la salute diciamo, dell'operatore stesso. E quindi queste informazioni sono estremamente importanti. E come dicevamo appunto, cosa devono, queste registrazioni cosa devono avere? Sul registro dei trattamenti con i prodotti fitosanitari devono essere registrati gli acquirenti e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario o coadiuvanti, e ovviamente questo registro va conservato presso l'azienda, e devono essere notati appunto i dati alla grafica dell'azienda, la denominazione delle culture trattate, le relative estensioni espresse in ettari, nonché le date di semi e trapianto di fioriture raccolte, quindi per individuare bene la fase del ciclo produttivo in cui è stato utilizzato quel prodotto, perché come saprete ci sono prodotti fitosanitari che per esempio non possono essere utilizzati in fioritura, quindi non possono essere utilizzati prima della raccolta, per cui è importante anche sapere diciamo, la fase del ciclo biologico della cultura. Ovviamente va ricordata anche la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, quindi per valutare se sono state rispettate le dosi. Questo perché appunto diciamo, bisogna garantire che non vi sia anche contaminazione chimica del prodotto che stiamo andando a produrre e quindi poi a commercializzare. Questo per esempio è una scheda di sicurezza di un prodotto sì, fitosanitario, molto piccolo, non si vede bene, ma ci sono quindi tutta una serie di informazioni che diciamo, dovremmo leggere prima di utilizzare il prodotto. Oltre che diciamo, ci sono anche l'elenco delle culture su cui è consentito, vedete, mela, vero, vite, cereali in campo, tabacco, pioppo, garofano, per cui sulle culture non espressamente indicate, diciamo, questo prodotto fitosanitario non può essere utilizzato. Cosa c'è scritto più? C'è scritto appunto le norme di sicurezza, diciamo, purtroppo non si vede bene, ma c'è scritto appunto anche, come dicevo, il tempo di carenza, ovvero il tempo che deve trascorrere da rispettare dopo l'ultimo trattamento, oltre diciamo, ad essere indicata la classe di pericolosità e così via. Prima di passare diciamo, alla trattazione diciamo, della produzione primaria intesa come prodotto di origine animale, magari diamo un'occhiata a un quaderno di campagna. Questo è semplicemente cioè, la legge non ci dà informazioni su come deve essere fatto il quaderno di campagna, ci dà solo un'indicazione delle informazioni che dobbiamo riportare, per cui possiamo fare come ci starà più comodo. Questo è uno che ho trovato su internet, è liberamente scaricabile, dove quindi è semplicemente bisogna riportare la ragione sociale dell'azienda, quindi informazioni non grafiche, niente di importante. Quindi individuare, vedete, chi è responsabile, quindi chi è l'operatore in questo caso responsabile della produzione. E questa invece è una semplice tabella dove si vanno a riportare con le informazioni che abbiamo detto, quindi la data dell'operazione effettuata, per esempio proviamo a vedere insieme. Per esempio, oggi, 10 luglio, su quale coltura, magari sul vigneto di Trieste, abbiamo fatto, in realtà adesso non stiamo nessuno di questa fase, perché la vignettura già è finita e non siamo nemmeno raccolti, quindi non siamo nessuno di questa fase. Avvertita da combattere, stamattina abbiamo visto che in qualche vigneto c'è un po' di cronospora, un po' di veglio.
beh, facciamolo video, trattiamolo video. Con quale prodotto? Diciamo, mettiamo in questo caso un nome commerciale, ma uno zolfo all'80%. La quantità. Quindi dobbiamo indicare quanto zolfo abbiamo utilizzato. Facciamo caso abbiamo utilizzato 8 kg di zolfo ad ettaro, per 3 ettari sono 24 kg. Sì, lo zolfo è consigliato in agricoltura biologica. Esatto. E sono anche altri prodotti consentiti, diciamo, a base del tutto di batteri, quindi anche prodotti, diciamo, che possono aiutare a combattere diverse malattie insieme alla rame zolfo. Quindi qua va riportata, come dicevo, la firma dell'utilizzatore, se è diverso appunto il titolare dell'azienda, perché anche lui è responsabile di quello che sta andando a fare, e quindi qua eventuali note. Quindi come vedete è molto semplice da compilare questa scheda. E quindi diciamo semplicemente con queste annotazioni, nel caso di insorgenza di problemi possiamo risalire a quale è stato il problema. Sì, no, allora dice firma dell'utilizzatore se diversa dal titolare dell'azienda. Quindi in realtà perché se c'è appunto un utilizzatore del prodotto diverso dal titolare dell'azienda, i responsabili in questo caso sono due. Solitamente il titolare firma sotto a calcio, diciamo, del quaderno, in questo caso sta qua. Quindi il titolare, una volta che firma questa pagina, è già responsabile di tutto quello che c'è annotato, per cui diciamo, la prassi pure che se io sono un operaio e compilo questa scheda, il titolare dell'azienda poi dovrebbe andare a controllare a sua volta che tutti i dati inseriti siano corretti. E facciamo un esempio, sullo zolfo per esempio in biologico non c'è limitazione, magari c'è sul rame, quindi facciamo così, trasformiamo quello video in peronospora, vabbè facciamo un attimo, quindi peronospora. Abbiamo trattato sempre il nostro vigneto di 3 ettari. L'abbiamo trattato con un rame, questo è quello duro di rame, a 35%. Voi sapete che per la lotta biologica si possono utilizzare al massimo 6 kg di rame, come considerato come ione metallo, diciamo un rame al 50% di metallo. Possono essere utilizzati, come dicevo, massimo 6 kg di rame ad ettaro, considerato come ione metallo, contro la peronospora. Questo stiamo utilizzando il nostro gruppo di rame al 50%, quindi vuol dire che c'è il 50% di ione metallo rame, per cui diciamo, potremmo utilizzare di questo prodotto massimo 12 kg ad ettaro, quindi il doppio, essendo diciamo, avanti la considerazione del 50%. Quindi, adesso metterò dei numeri sballati perché ovviamente si utilizzano 36 kg di rame, ma se io avessi utilizzato 40 kg di rame per fare il trattamento della peronospora di 3 ettari, qui è nata una non conformità. Non conformità sia per la salute del consumatore, perché sicuramente il rame è un metallo pesante, quindi c'è un eccesso di rame, ma per lo più in realtà una conformità anche perché diciamo che chi fa diciamo, la lotta biologica certificata, perché la legge ci dice che dobbiamo utilizzare massimo 6 kg di rame, per cui se l'utilizzatore ha firmato, quindi non si è reso conto dell'errore, è comunque responsabilità del titolare dell'azienda, che in questo caso è l'operatore del settore alimentare, responsabile di tutta il procedimento, per cui deve mettere in piedi una serie di misure per evitare che questo prodotto diciamo, crei per quanto riguarda il biologico, in pratica questo prodotto automaticamente è escluso dalla produzione biologica, quindi non può essere più certificato. Per valutare poi se è un prodotto pericoloso diciamo, per la salute del consumatore, dovrà mettere in pratica una serie di processi che non sono ben identificati dalla legge, ma spesso vanno anche col consenso, quindi fare una semplice analisi. Da quello che ho detto, qua ho utilizzato dei numeri sballati perché non si utilizzano 40 mm di rame. Quindi vedete, semplicemente un foglio dove riportare queste annotazioni. Si può riportare, si riportano anche le continuazioni e così via. Tutto qua, quindi è una cosa veramente molto facile da realizzare. Sì, sì, certamente, è una certificazione. Sì, come dicevo appunto, la legge...
Sì, la Unione Europea, diciamo, ci obbliga a tenere traccia delle operazioni che effettuiamo in azienda, quindi in qualsiasi modo vogliamo, tutte le operazioni che facciamo devono essere... può essere, sì. In realtà non è molto difficile mettere in piedi, diciamo, un sistema del genere, perché poi può aiutare, a parte, diciamo, la questione della sicurezza, ma può aiutare anche il produttore a individuare problemi di qualsiasi natura. Per esempio, io ho fatto il trattamento il 10 luglio, l'altro trattamento l'ho fatto, non so, lo farò il 20 di agosto, e poi ho la peronospora e lo vedo in vigna e mi chiedo come mai, andando a rivedere queste carte, mi rendo conto che dal 10 luglio al 20 di agosto forse è passato un po' troppo tempo tra un trattamento e l'altro, per cui riesco a capire anche problematiche che non sono magari legate alla sicurezza alimentare, ma possono servire a noi produttori. Invito tra i produttori, perché anche io sono un produttore, quindi non può servire a noi produttori andare a risalire un qualsiasi tipo di problema. Quindi, diciamo, il mio consiglio, anche perché non è obbligato, diciamo, a fare tutto ciò, è tenere traccia delle operazioni effettuate. Torniamo quindi alla nostra presentazione. Come dicevo, quindi, per questo regolamento, diciamo, 352, mette, diciamo, quindi, i vari regolamenti del pacchetto igiene, analizzano in dettaglio, oltre alla produzione primaria, intesa come dei prodotti vegetali, tra la produzione primaria comprende anche l'allevamento, oltre che la caccia e la pesca, come abbiamo visto prima. Per cui anche qui dà dei parametri ben precisi e quindi mette in evidenza che appunto gli operatori che allevano, raccolgono, cacciano animali e producono prodotti di origine animale devono tenere puliti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e operazioni associate e disinfettarli in modo adeguato. Quindi il regolamento mette bene in evidenza quali sono le operazioni da fare. Tenere puliti e disinfettare tutte le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni. Quindi veramente non lascio niente a caso, perché mette in evidenza anche l'imbarcazione. Abbiamo detto che prima che anche la pesca rientra nelle attività della produzione primaria. Per cui la legge in questo caso non si fa scappare niente. Assicurare la pulizia degli animali inviati al macello, utilizzare sempre acqua potabile e acqua pulita, assicurare che il personale addetto alla manipolazione sia in buona salute e abbia un'adeguata formazione sui vari rischi sanitari. Solitamente vengono organizzati dall'ASL dei corsi, diciamo, di preparazione che ci danno tutte, diciamo, che formano diciamo, i vari dipendenti. Una volta c'era il libretto sanitario che adesso è stato abolito appunto perché non serve andare a fare le analisi a un operatore che poi non sa i pericoli che può portare diciamo, durante la sua lavorazione. È più importante appunto formare l'operatore e dirgli che se è ammalato è meglio che non parli delle altre operazioni perché può contaminare il prodotto e quindi istruirlo come diciamo, si deve comportare, lavarsi le mani prima di cominciare la trasformazione, quindi queste cose che possono sembrare banali per molti ma per altri no. Per cui diciamo, anche in questo caso il legislatore ha deciso che diciamo, non serve fare l'analisi, quindi il prezzo sanitario, ma è più importante fare un corso dove vengono istruiti tutti gli operatori. Diciamo, un corso di operatore, sì, operatore del settore alimentare, esatto, per la trasformazione. Sì, sì, sì. Ci sono anche diversi livelli in funzione diciamo, del rischio a cui è sottoposto diciamo, l'operatore, diciamo, più il rischio per se stesso, anche del rischio diciamo, della contaminazione, nel senso che se è un cameriere non ha a che fare con la manipolazione diretta degli alimenti, per cui fa un livello più basso, diciamo. Mentre il livello per chi è un cuoco è un livello diciamo, di preparazione un po' più alto, infatti nei dettagli anche più diversi da quanto consiglio. Ecco, poi diciamo, la legge dice appunto consiglia anche di evitare la contaminazione tra animali e insetti nocivi, gestire i rifiuti in modo per evitare la contaminazione, perché spesso anche nella gestione dei rifiuti ci sono delle contaminazioni crociate e così via che possono creare delle contaminazioni, diciamo, tra virgolette anomale.
quindi prevenire l'introduzione della propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo, perché purtroppo ci sono molte malattie che sono trasmissibili dagli animali all'uomo. Quindi bisogna anche qui effettuare delle analisi, quindi conservare i vari certificati dell'analisi e quindi utilizzare correttamente gli additivi principi e i medicinali e veterinari. Quindi anche in questo caso, così come abbiamo visto per la produzione primaria vegetale, per i prodotti di origine animale, gli operatori devono essere registrati, quindi all'ASL e devono tenere appunto delle registrazioni che riguardano appunto così come il quaderno di campagna, quindi una serie di registrazioni che riguardano i prodotti somministrati agli animali, quindi i vari medicini, diciamo anche i medicinali somministrati, quindi mentre per i prodotti fitosanitari conservavamo la carta di sicurezza, in questo caso dobbiamo conservare il foglio illustrativo del medicinale veterinario che abbiamo somministrato al nostro animale. Appunto attenerci diciamo con i vari farmaci a somministrarlo soltanto agli aspetti su cui sono registrati, conservare la ricetta e quindi tenere appunto un registro diciamo, dei trattamenti, in questo caso non come trattamenti fitosanitari ma trattamenti di farmaco e registro per verificare a scarico dei vari farmaci. E quindi questo per esempio è un foglio illustrativo diciamo, di un farmaco veterinario. Vedete, nelle indicazioni si dice su quali specie è possibile utilizzarlo, quindi la posologia è così via. Quindi come abbiamo visto per il quaderno di campagna per la produzione vegetale, esiste un quaderno con registrazione molto simile diciamo, per la produzione di origine animale. E quindi, ricapitolando, i principi del regolamento 852 sono la responsabilità principale in capo all'operatore del settore alimentare, che bisogna garantire quindi la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a partire dalla produzione primaria fino ad arrivare diciamo, al consumatore finale. E inoltre diciamo, mette in evidenza anche come sia importante il mantenimento della catena del freddo per i prodotti quindi, che non possono essere contaminati, che conservati temporaneamente. Infatti la maggior parte dei prodotti, dei problemi che nascono per i prodotti diciamo, surgelati e che diciamo, dovrebbero fare la catena del freddo è proprio nel trasporto, comunque nella, diciamo, di un costante mantenimento della temperatura. Perché bisogna considerare che il congelamento non distrugge il batterio all'interno dell'alimento, ma rende soltanto il metabolismo, per cui quando c'è uno sbalzo di temperatura, l'attività microbica presente diciamo, nella normale diciamo, popolazione microbica che è un alimento può ripartire diciamo, la sua riproduzione, per cui un alimento che quando era diciamo, è partito dallo stabilimento di produzione era privo di pericoli, durante il trasporto, se non viene mantenuto nel rispetto, può diventare un alimento pericoloso. Quindi, come dicevamo appunto, mette in evidenza gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, devono rispettare tutti i requisiti di igiene che sono ben illustrati nell'allegato 2 del regolamento 852 e del regolamento 853 del 2004. Quindi, come dicevo, diciamo, fa sempre diciamo, delle presentazioni sempre più puntuali, quindi per esempio mette in evidenza che bisogna rispettare i limiti microbiologici relativi ai prodotti alimentari, ovvero tra questi allegati sono delle tabelle dove per ogni alimento è specificato la presenza batterica massima che deve essere presente in quell'alimento, per cui quando si vanno a fare le analisi diciamo, di un determinato prodotto alimentare in laboratorio, dobbiamo confrontare il nostro certificato di analisi che ci hanno rilasciato con la tabella riportata da questo regolamento per valutare appunto se il nostro prodotto è idoneo o non è idoneo. Nel caso non fosse idoneo dobbiamo mettere in atto una serie di misure. Facciamo un esempio del latte. Quindi lungo la mia vacca posso fare un'analisi del latte al laboratorio, invece un contenuto di batteri più alto diciamo, del consentito. Quindi in questo caso cosa posso fare? Non posso più vendere il mio latte, diciamo, latte fresco, ma magari lo invio alla
la trasformazione per cui, perché dove subiamo un processo termico, quindi una esternizzazione, una pasteurizzazione che ne abbatte la carica microbica. Quindi ho messo in atto un intervento, quindi non necessariamente non si dice il prodotto, ma ho messo in atto un intervento che mi ha eliminato il pericolo. E diciamo questo regolamento mette in evidenza anche la possibilità di utilizzare i cosiddetti manuali di corretta prassi igienica o di corretta prassi operativa, che in realtà il regolamento obbliga, ha anche obbligato gli stati membri a mettere a disposizione appunto di operatori sottoregolamentari questi manuali che devono servire come linea guida per diciamo, l'operatore per mettere appunto in atto tutti questi sistemi di autocontrollo e quindi garantire che il prodotto sia sicuro e salvo. Quindi, per esempio, io quando, nell'esempio, no, sono produttore di latte, sì. Io ho dei parametri su quell'allegato che mi dicono se il latte lo stai mandando alla trasformazione, il limite consentito sì. È uno. Se invece va al consumo così come latte è un altro. Cioè, per ogni prodotto mi dice che, diciamo, potenziali... Sì, potenziamo la carica microbica totale che deve essere presente. Totale anche di eventuali batteri patogeni che su un determinato soglia diciamo, non sono pericolosi e quindi abbiamo tutta una tabella con una serie di valori che sia per il latte, per le uova, per la carne, quindi qual è la carica microbica massima per mettere in commercio quel prodotto che non sia pericoloso per la salute. Quindi nel caso del latte appunto per esempio dei formaggi, quindi in questo caso abbiamo la doppia, essendo un prodotto che si trasforma diciamo, facilmente. Questa tabella che riporta la carica microbica sia per il latte diciamo, consumato tal quale che per il prodotto veramente trasformato. Quindi, come dicevo, è importante quindi dimostrare in caso di un controllo anche di aver effettuato delle analisi. Quindi, non c'è nessun scritto da nessuna parte quante analisi vanno effettuate e come vanno effettuate. Per appunto il consenso di fa il piano di autocontrollo del consulente, quindi programmare un certo numero di analisi all'anno che dimostrano appunto che il piano di autocontrollo che stiamo facendo funziona, perché se facciamo un'analisi, facciamo diverse analisi e non troviamo mai nessun problema, vuol dire che stiamo lavorando bene. Se nasce un problema, quindi che qualche analisi che non va bene, dobbiamo noi stessi diciamo, analizzare il piano di autocontrollo, come diciamo, il consulente, l'animato che viene fatto, e quindi individuare qual è il problema. Spesso si tratta dei problemi analistici, che non so, magari facciamo sempre sempre il latte, semplicemente la lungettrice era sporca, non era stata lavata bene, per cui semplicemente dobbiamo cambiare il nostro sistema di lavaggio della lungettrice e possiamo risolvere il problema. Quindi a volte capita veramente che sono dei problemi banali, facilmente risolvibili, che magari diciamo, l'operatore non aveva capito, diciamo, e intuito. Praticamente tutto ciò si traduce nel cosiddetto HCCP che avevamo già analizzato, quindi il piano HCCP dove vanno individuati quali sono i punti in cui può nascere un problema, i punti di controllo. Questi diciamo, andiamo un po' più precisamente visto che ce l'avete fatto. Quali sono quindi i principi del sistema HCCP? Innanzitutto bisogna identificare tutti i possibili pericoli che possono sorgere durante tutto il processo di trasformazione, pericoli che quindi devono essere prevenuti, eliminati o ridotti a livelli accettabili. Come dicevo, quindi non è detto che nel caso del latte, se io già so che quel latte lo devo destinare a una trasformazione, lo devo destinare alla sterilizzazione, quindi per me la carica microbica iniziale non ha importanza relativa perché poi in quell'atto so che subirà un trattamento termico che abbatterà questa carica microbica. Quindi anche il punto critico di controllo è funzionale anche della destinazione della materia prima, diciamo. Quindi appunto bisogna identificare i punti critici di controllo nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire e eliminare un rischio, appunto per ridurre a livelli accettabili, e quindi stabilire nei punti critici di controllo quali sono i limiti.
In questo caso, come dicevo, nel caso del latte fresco, il limite ce lo dà già stesso la legge, perché si dice che il latte fresco non può essere commercializzato se c'è una carica microbica totale superiore a un tot numero, diciamo. Per cui in questo caso anche la legge c'è ben tenuto dalle associate che hanno preso anche dei prodotti troppo in cui diciamo, non sono tabellati, in questo caso con la carica microbica, ma il pericolo può essere anche di natura chimica, non necessariamente di natura biologica, ma di natura fisica. Quindi tra i vari principi dell'HACCP ci sono ancora quello di indicare, stabilire e applicare questo istituto di sorveglianza, cioè una misura di sorveglianza per semplicemente appunto ritorno sempre alla solita analisi chimica, nel senso se io so che c'è un latte che potenzialmente si può contaminare dall'uscita dalla, diciamo, della mammella dell'animale, e una procedura di sorveglianza può essere quella appunto dell'analisi chimica effettuata sul latte. Quindi per me è un modo per valutare se c'è il pericolo per latte che andrò a vendere. E quindi stabilire anche nel tema che ci si bisogna proprio stabilire nero su bianco quali sono le azioni correttive da intraprendere. Quindi nel piano HACCP, nel caso del latte, a un certo punto ci può essere scritto nel caso in cui la carica microbica totale superi quella consentita dalla legge, il latte venderlo come latte da consumare, dal quale lo indirizzo a un'industria di trasformazione che farà un trattamento termico. Tutte queste cose, come dicevo, siano ben sempre scritte e quindi ben identificate. E quindi poi in realtà è talmente, diciamo, pignola la legge, giustamente, che dice anche che nel piano HACCP bisogna stabilire una serie di procedure da applicare regolarmente per verificare l'effettivo funzionamento delle misure, diciamo, di cui la lettera A ed E, cioè stabilire azioni correttive e identificare ogni pericolo. Quindi, diciamo, un controllo dell'autocontrollo. E quindi, come dicevamo prima, bisogna predisporre una serie di documentazioni che bisogna tenere sempre compilate e registrate. Quindi, diciamo, volendo, possiamo introdurre tra le varie registrazioni dell'HCSP anche quella di campagna che abbiamo inserito. Quindi si integra perfettamente a questo obbligo del regolamento comunitario. Perché è importante, diciamo, che anche queste cose siano tutte scritte, siano ben individuate? Perché è un modo per dimostrare alle autorità competenti, quindi al caso di un controllo, che noi operatori del settore alimentare stiamo effettivamente applicando il regolamento secondo quanto richiesto appunto dalla legge stessa. E, inoltre, quindi, bisogna conservare anche sempre tutti i documenti appunto per dimostrare che quei numeri che abbiamo scritto siamo su corpi di carta, numeri inventati, per esempio se sul registro di trattamento scritto che ho fatto il trattamento 24 kg di zolfo, devo avere un documento di acquisto che dimostra che ho acquistato 24 kg di zolfo, né più né meno. E quindi appunto si dice appunto conservare tutti questi documenti per determinato di tempo e di tempo adeguato. Magari prima di continuare vogliamo fare 5 minuti di pausa?